Ciao a tutti bellissimi, sono felicissimo di essere ritornato qua su YouTube. Ok, un ringraziamento speciale a tutti quanti, prima di tutto. Se te mi stai guardando, ok, ti darò tantissimo valore. E questa è la cosa più importante. Questi video qua, diciamo, vabbè, per chi non mi conoscesse, sono Alessandro Del Vecchio, fondatore della Traveldel, la mia agenzia specializzata in acquisizione clienti per agenzie di viaggio, principalmente nel settore del turismo. Viaggi, tour operator e ciò che ne concerne, insomma. Ok, e adesso ci stiamo sviluppando anche in altre nicchie, tra cui ottici, un po' insomma in questi campi qua. Poi ne parlerò in un altro video, logicamente. Però non sono qua a fare, insomma, a fare le classiche lezioni di business, ok? Ma sono qua effettivamente per mostrarvi, ok, per parlare innanzitutto, prima di tutto, delle mie morning routine. E per parlare, scusate, di sistemi mentali che voi stessi potete applicare. Quindi capire effettivamente alcuni sistemi mentali perché servono per avere successo. Se volete avere successo, se non volete avere successo, signori, chiudete il video e boh. Però oggi volevo parlarvi di una cosa che potete fare tutti, che sono i tre principi fondamentali della morning routine. Di come affrontare effettivamente una giornata e perché è importante farlo. Prima di tutto, la mattina è la parte più importante che determina l'andamento di tutta la giornata. Ok? Quindi capisci bene che se te ti svegli con una certa energia, sei circondato principalmente di più opportunità e abbondanza durante l'arco della giornata. Quindi vedrai la giornata, la realtà e la vita stessa con altri occhi, ok? Piuttosto che quando ti svegli dicendo che coglioni devo andare a lavoro, che poi anche là parlerò in un video a parte, insomma, come liberare effettivamente tutto il potenziale che c'è in voi, ok? Come effettivamente costruirsi uno spessore, degli strumenti per andare effettivamente a raggiungere quella che è, insomma, chiamiamola, insomma, la felicità, però. Poi alla fine del video vi svelerò il segreto per essere felici, qual è? Ok. E quindi sì, insomma, parleremo un po' dei principi fondamentali che io stesso metto in atto da quasi un anno e mezzo, ok, un anno e mezzo, due, principalmente basati sulla mia morning routine, come ho aumentato la produttività. Come ho capito effettivamente che sogni volevo raggiungere e che sogni adesso e su che progetti sto lavorando. Come ho aumentato la concentrazione, come ho aumentato l'energia che emano durante la giornata verso di me, ok? Verso gli altri, verso le persone che mi circondano. Come effettivamente posso trasmettere qualcosa anche a voi. E sono sicuro che ci riuscirò, quindi. Non mi pongo problemi, ecco, su questo. Benissimo, partiamo subito. Allora, innanzitutto, come ho detto, la parte principale della giornata è la mattina, che determina tutto l'andamento della giornata. Ok, quindi, per prima cosa, che cosa fanno la maggior parte delle persone? Mettono la sveglia la sera prima, prima di andare a dormire, poi parlerò di night routine in un altro video. Ok, mettono la sveglia sera prima di andare a dormire. La seta magari alle 7 di mattina, e poi che cosa fanno la mattina appena suona? Pospongono la sveglia, magari 5, 10, 15, 20, 5, 30, 5. Insomma, poco importa di quanti minuti, anche se lo fai una volta sola, è deleterio, cioè è completamente dannoso. Ok, adesso vi spiegherò anche il perché. Praticamente, dentro l'inconscio, se te premi il pulsantino, insomma, ok, posponi, ok. Principalmente dentro l'inconscio si crea quel fatto di procrastinare durante la giornata, quindi posporne anche le azioni che vai a fare durante la giornata, come possono essere insomma azioni faticose, insomma, durante la giornata non andrete a farle. Se ad esempio avete delle cose da fare, ok, magari mandare delle mail, che ne so, parlare con quella persona là, non lo farete. Perché? Perché automaticamente già dalla mattina siete andati a creare questo processo di procrastinazione. E ok, se non mi credete, poi andate a farmi una ricerca su tutto questo, perché diciamo che questi argomenti qua li ho testati primo io,
Ok, e ho ottenuto dei risultati spaventosi. Secondo, mi sono andato a fare anche delle ricerche, 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 tra cui se, dai miei mentori, che sono Tony Robbins, ok, e altre persone. E quindi li ho testati in primis per poter essere qua a spiegare i principi. Ok, quindi, primo consiglio, non posponete la sveglia, non posponetela mai per nessun motivo. Ok, e questo fidatevi che vi cambierà già l'esito della giornata, abbastanza. Seconda cosa, come ho già detto, c'è differenza tra alzarsi con che coglioni, oggi devo andare a lavoro, che coglioni, anche oggi è un'altra giornata di merda. È di merda perché l'hai deciso tu, scusami un attimo, no? Parleremo di intuizione guidata nel prossimo video, che l'intuizione guidata è quello che mi preme di più, è la cosa che diciamo, non si sa, ma è molto 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 potente, come dare importanza alle parole. Ok, l'intuizione guidata voglio fare un video a parte dove parlerò nello specifico. Quindi il prossimo video penso sarà sull'intuizione guidata e altri principi fondamentali. Dicevo, sì, c'è differenza con alzarsi che giornata di merda o dire ah, che giornata stupenda, che giornata fantastica. Magari anche quello che faccio io è questo, metto una bella mano sul cuore appena mi sveglio e ringrazio. Ringrazio di essere vivo anche oggi, che non è scontato, ragazzi. Ringrazio di respirare, ok? Ringrazio di essere circondato da persone fantastiche. Ringrazio che oggi sono qua a fare un bel video su YouTube. Ok, ragazzi, questo è. Ringraziate appena vi svegliate e fidatevi che completamente avrete un'altra energia. Lo so che sono piccole cose, ma a volte le piccole cose fanno una grande differenza, ok? Va bene. E questo è sostanzialmente. Poi, terza cosa che faccio è andare in cucina e bermi, prendo il limone, lo taglio e lo spremo, insomma, ok? Metto un po' d'acqua e mi bevo due bicchieri di acqua e limone. Questo a cosa serve? Per depurare il fegato, quindi stare meglio anche stare meglio e mantenere di più l'attenzione e la produttività durante la giornata. Perché, come sapete, noi siamo fatti per la maggior parte di acqua e il nostro corpo necessita di bere per avere più concentrazione e più produttività. Il nostro cervello, ok, adesso parlo a livello di cervello, mente e cervello, quello che è, insomma, mente e cervello sono due cose diverse, tenetelo bene a mente. Ok, poi logicamente, quello che dico io non dovete prenderlo come una verità assoluta, ma è una verità che ha funzionato su di me. E che io posso riproporre anche ad altre persone per aiutare, logicamente. Che questo, uno dei miei sogni, è proprio aiutare le persone a liberare il proprio potenziale, perché voi potete dare tanto, però non avete gli strumenti per farlo, vi dovete costruire tutto un percorso. Ok, e questo sostanzialmente faccio. Però lo farò gratuitamente per voi, non mi interessa, non ditemi ok, non mi interessa, lo farò gratuitamente, non me ne frega niente. Anche perché, come vi ho già detto, dalle mie agenzie, insomma, non mi interessa lucrare su queste cose, ma voglio dare dei consigli che voi potete mettere in pratica. Quindi, oggi, diciamo, abbiamo visto, ecco, insomma. Tre principi fondamentali, se restate a fine video vi darò anche il bonus, che è una cosa veramente figa, 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 figa. Ok. Tre principi fondamentali. Non alzarsi, scusate, quando vi alzate non posporre la sveglia. Uno. Secondo, ringraziare, mettetevi una bella mano sul cuore e ringraziate per essere vivi, perché respirate. Ringraziate con un bel sorriso magari, ok? Questo fa tanta, tanta differenza. E la terza cosa, bevete. Bevete quanta più acqua possibile, riuscite, insomma. Poi vabbè, quello dipende un po' da voi. Però bevete, bevete perché è fondamentale, idrate il cervello, vi tenete idratati, avete un'energia superiore. Poi, questo è il bonus. Adesso parliamo di meditazione. La meditazione che faccio io è rivolta verso la compassione e la gratitudine. E come faccio? Utilizzo la stessa tecnica che Tony Robbins utilizza ai suoi eventi. Ok? Lui che cosa fa? Io la chiamo tecnica della locomotiva, però boh, non so proprio se si chiama così. A me ricorda una locomotiva, per quello l'ho chiamata così. Ok?
Prendete, insomma, ce l'avete già. Alzate le braccia al cielo e portate l'energia verso di voi. Così dovrebbe essere una cosa del genere, ok? Per 20 volte, 20, 40 volte, insomma, come vi sentite più confident nel farlo, ok? E sentirete già che vi aprirete, insomma, una sensazione di compassione, di gratitudine verso il prossimo, verso le cose, verso oggetti. Mettete distesi oppure seduti, come volete, insomma, io lo faccio disteso. Una bella mano sul cuore e cominciate a ringraziare per le cose belle che avete nella vita. Questo è il segreto scoperto, insomma, l'ho scoperto da un po' di tempo. È il segreto, ok, per la felicità. È la gratitudine, gratitudine. Ringraziate, ringraziate con un bel sorriso, ok? Perché è la cosa più importante che c'è. Poi è gratis sorridere, ragazzi. Cosa vi costa? Ringraziate per le cose belle che avete nella vita, perché non sono scontate, cavolo, non sono scontate. E voi potete anche dirmi adesso: sì, questo qua sta parlando cazzate, sta dicendo tutte cose che sappiamo già. Ma se le sapevate le metterete in pratica. Una cosa, ricordatevi che se una persona dice che lo sa, non è che sta parlando quella persona, sta parlando lei, ok? Questo è un discorso a parte, faremo un altro discorso su questo. Ok, quindi fate una bella meditazione rivolta verso la gratitudine, verso le cose belle che avete nella vita. Ringraziate tutte le persone fantastiche che vi circondano. Ringraziate perché le avete vicine, ringraziate perché viviamo in un paese libero, che è l'Italia. Ok? Ringraziate perché potete scegliere ogni giorno di fare la differenza nella vostra vita, di poter liberare il vostro potenziale, di poter dare non il 100 ma il 150, il 200% nell'arco della giornata. Ringraziate perché avete del tempo a disposizione, non sprecatelo perché è veramente tanto, tanto importante. Parleremo in un altro video su come gestire il tempo al meglio, perché è veramente una delle cose fondamentali che esista. E con ciò, vabbè, tengo a precisare, ok, che i principi fondamentali oggi li abbiamo visti, vi ho dato anche il bonus, che è la meditazione rivolta verso la gratitudine, la compassione, ok, fate questa cosa qua, ok. Vi svegliate, una bella mano sul cuore, cominciate a ringraziare, ringraziare, ringraziare. E poi, una cosa che faccio sempre, è prendere un momento e prendere un'esperienza passata, diciamo, che mi ha segnato, ecco, insomma, un'esperienza positiva e una negativa, portarle dentro di me, ok, e dargli significato. Perché, ragazzi, noi non siamo... Ci sono due cose che ci capitano nella vita, come noi reagiamo alle cose che ci capitano e cosa effettivamente ci capita. Di quello che ci capita, logicamente, non ne siamo in pieno controllo, però di come noi reagiamo alle cose che ci capitano, noi siamo in totale controllo, noi possiamo decidere che significato dargli. Questa è la cosa bella, ok? Questo è. E sì, sono parole, insomma. Parole insomma ripetute dai miei mentori, però con un significato diverso. Ok, parlerò delle mie esperienze in questi video su YouTube che farò, quindi vi mostrerò anche un po' quello effettivamente quello che vado a fare durante la mattina. Ok, e voglio portare effettivamente un senso di farvi aumentare il senso di consapevolezza e farvi lavorare più su voi stessi, che è la cosa più importante che esista, al di là di ok, il lavoro più grande che puoi fare, veramente più grande che puoi fare, è il lavoro verso di te, perché ricordati che se te non ti prendi la responsabilità, la totale responsabilità, ok, sulla tua vita, lo faranno gli altri. E quando lo faranno gli altri, ti garantisco che non sarà piacevole. Adesso ragazzi, io vi auguro una splendida giornata, ok? Un bel sorriso, voglio proprio che adesso vado un sorriso, ok? E vi auguro una splendida giornata. Poi porterò un altro video con altri principi fondamentali della mia morning routine.
Qualche spezzone, magari qualcosa di figo. Va bene? Ciao belli, buona giornata. Ciao.